Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vogliamo pregare? Signore, non è un'abitudine, è un bisogno, una necessità. Quella di rivolgermi a te tutte le volte prima della meditazione della tua parola. Ti prego per me stesso, Signore, affinché tu possa darmi le parole giuste, semplici, da poter trasmettere alla comunità e che tu possa predisporre, o Signore, i cuori e le menti dei miei fratelli e delle mie sorelle a ricevere questa tua parola e a conservarla nel loro cuore affinché porti frutto per la tua gloria. Amen. Bene, fratelli, questa mattina vorrei rimanere un attimo, non ho i palloncini con me, però vorrei rimanere un attimo un po' sull'onda della predicazione precedente. Mediante quella predicazione abbiamo parlato della trasgressione, cioè il peccato. Questa mattina desidero fare insieme a voi alcune riflessioni riguardo appunto a questo problema, quello del peccato, perché il peccato è un problema. Però l'altra volta il messaggio era più indirizzato, diciamo così, a chi ancora non conosce il Signore. Questa mattina invece il tema, la predicazione è proprio indirizzata alla Chiesa, ai credenti. Quindi se l'altra volta parlavamo di peccato, riferito all'uomo naturale senza Dio, oggi parliamo del peccato nella vita cristiana e le sue conseguenze. Questo è il titolo che ho dato un po' a queste riflessioni. Prima di procedere, voglio fare una precisazione. Il problema del peccato è un problema che è stato risolto una volta e per sempre. Chiariamolo questo, eh? È stato risolto una volta e per sempre alla croce. Come abbiamo detto l'altra volta, Cristo alla croce si è caricato di tutte le nostre iniquità e ha pagato al posto nostro. Quindi dal punto di vista giuridico il peccato non ci condanna più, perché la condanna del peccato l'ha presa il Signore ed è stato risolto in modo definitivo giuridicamente. Oltre ad averci liberato dal giudizio del peccato, noi sappiamo anche che egli ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. È vero? È scritto, no? Ci ha liberato dalla schiavitù del peccato. Eppure non passa giorno che non sperimentiamo questa amarezza nella nostra vita. Pur essendo stati liberati dal peccato, noi purtroppo continuiamo a sperimentare le cadute ogni giorno e l'amarezza del peccato. Quindi io vorrei soffermarmi questa mattina proprio su questo argomento molto importante, ritengo. Purtroppo nella nostra comunità, grazie a Dio, si affrontano spesso questi temi, ma in molte chiese purtroppo non si parla più del peccato. Invece sono argomenti che andrebbero affrontati più spesso, perché pur essendo stati liberati, come dicevo prima, pur essendo stati liberati dal punto di vista giuridico, noi, avendo a che fare ancora con questa vecchia natura, purtroppo continuiamo a sperimentare l'amarezza delle cadute. Vogliamo proiettare Giacomo capitolo 1 dai versetti 13, 14 e 15. Cominciamo a vedere un po' che cosa dice la Scrittura in riferimento alle cadute, al peccato. Lettera di Giacomo capitolo 1, i versetti 13, 14 e 15. Partiamo un po' dall'inizio, ecco. Stiamo parlando di noi questa mattina, non stiamo parlando più dell'uomo naturale. La Scrittura dice: nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte.
Da questo passo che abbiamo letto possiamo chiarire subito, qualora ce ne fosse bisogno, chiariamolo fin da subito, che la tentazione che induce al peccato non è qualcosa che viene da Dio. Siccome egli, dice, non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno a compiere il male. Quindi quando nasce il peccato, non proviene da Dio. Non è Dio che ci tenta a compiere il male, perché egli stesso non può essere tentato dal male. Al versetto 14 dice che ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Quindi qua Giacomo sta parlando di una concupiscenza propria, qualcosa che è incarnato in noi, c'è qualcosa che è dentro all'essere umano. E tutto questo a causa della caduta nel peccato. Quando dico ogni essere umano non mi riferisco all'uomo naturale del mondo, mi riferisco anche a noi. Perché anche se siamo nati di nuovo, ci troviamo tutti i giorni a combattere con il vecchio uomo, con le sue concupiscenze. Noi però dovete sapere una cosa, fratelli e sorelle. Noi, quando abbiamo ricevuto la nuova nascita, abbiamo ricevuto delle capacità che vengono da Dio a dominare il vecchio uomo. Il peccato non deve essere mai una scusante, perché noi abbiamo un potenziale e delle capacità, tramite la nuova natura, di dominare la carne. Lo spirito è più forte. Bisogna vedere solo da quale parte vogliamo stare. C'è questa lotta tutti i giorni nel credente. La carne che ci vuole portare da una parte, lo spirito dall'altra. Noi dobbiamo essere sempre attirati, lasciarci attirare dallo spirito, affinché possiamo vincere le battaglie sulla carne. Quando parlo di carne mi riferisco alle cadute nel peccato e alla concupiscenza. Quindi noi abbiamo, chiariamo anche questo, noi abbiamo il potenziale e le capacità donate da Dio per vincere, per avere la vittoria sulle tentazioni. È chiaro fino a qui? Siete d'accordo o c'è qualcosa che non sto dicendo bene? Noi abbiamo un potenziale che purtroppo non lasciamo agire e ci lasciamo troppo facilmente vincere dalla carne. Quindi è questa nostra propria concupiscenza che ci induce, ci porta a peccare. E questa lotta è una lotta che durerà fino alla fine. Noi, fino a quando saremo su questa terra, avremo sempre a che fare con il nostro vecchio uomo, con la nostra natura. E questa lotta cesserà solo quando questo corpo cesserà di vivere, o se il Signore tornerà prima trasformandolo. Ma fino allora sarà una lotta. Ma se in Cristo siamo più che vincitori, non lo siamo solamente per quello che ci fa comodo. Noi abbiamo le capacità, che non vengono da noi ma vengono da Dio, per avere la vittoria sul peccato. Ho voluto chiarire questo perché troppo facilmente si usa dire, ma sai, la carne è debole, quindi trovare un po' questa attenuante, questa scusa per giustificare il peccato. Il peccato non va mai giustificato, il peccato va confessato. Dopo vedremo quali cause, anche se giuridicamente non ci condanna più, vedremo quali sono i benefici che perdiamo a causa del peccato. Quindi abbiamo precisato che la nuova natura ha questo potere e queste capacità. Tutto dipende da dove guardiamo e che cosa contempliamo. Tutto dipende da dove è volto il nostro sguardo. Se noi dimoriamo in Lui e rimaniamo in Lui, Egli stesso dice che ci preserverà. Da che cosa? Dalle?
dalle cadute. È rimanendo in Cristo che non pecchi. Perché come abbiamo detto l'altra volta, quando è Cristo che vive in me, egli non pecca. E quindi io non pecco, perché lui non pecca. Dipende da che cosa contempliamo. In prima Giovanni, capitolo 2, versetto 16, sta scritto, leggiamo: poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Vedete che qui Giovanni conferma quello che ha detto Giacomo, cioè che la concupiscenza non viene da Dio, non è Dio che tenta l'uomo a peccare. Troppo spesso si accusa Dio di essere l'autore del male. Questo è un argomento molto complesso, chiudo subito la parentesi, però nel nostro tema di oggi chiariamo questo, lo dice anche Giovanni: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, è roba del mondo. È qualcosa che è dentro l'uomo, la concupiscenza. Andiamo un attimo nel libro della Genesi, al capitolo 3, versetto 6, perché insisto sempre di contemplare Gesù e guardare Gesù. Se noi andiamo nel libro della Genesi, al capitolo 3, versetto 6, leggiamo: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile. E desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò, e poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. Facciamo un salto nel libro dei Giudici, al capitolo 14, il versetto 1. Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. In tutti e due questi passi noi vediamo una cosa molto importante, che la donna vide il frutto, vide l'albero, ne fu attratta, fu sedotta, concupì, perché il suo sguardo si era posato laddove non si doveva posare. Nel caso di Sansone vediamo che lui scese in una città filistea e vide una donna filistea. Sansone lo terrei da parte perché sappiamo che Dio aveva un piano ben preciso, ma in tutti e due i casi noi vediamo che videro qualcosa che non dovevano vedere, e questa visione produsse in loro che cosa? Una concupiscenza, un desiderio morboso che andava contro la volontà di Dio. E quando questo desiderio morboso si trasforma in un fatto concreto, ha prodotto il peccato. E il peccato la morte, che è la separazione da Dio. Come abbiamo detto, nel nostro caso non ci condanna più, ma comunque ci separa da Dio. E dopo lo vedremo. Da questi due passi impariamo subito una lezione molto importante, fratelli e sorelle. Qual è la lezione? Qual è la lezione che impariamo? Che non dobbiamo sottovalutare dove volgiamo il nostro sguardo. E non sto dicendo di girare con i paraocchi come i cavalli, ma quando il nostro occhio vede qualcosa, in base all'esperienza, alla conoscenza che abbiamo della Scrittura, dobbiamo sempre chiederci: è qualcosa che è conforme alla volontà di Dio? Se non lo è, volgi subito lo sguardo su Cristo, perché altrimenti quella concupiscenza degli occhi può generare una concupiscenza della carne che produce poi un desiderio, un fatto compiuto, il peccato. Volgiamo sempre lo sguardo su di Lui, che è colui che crea la fede e la rende perfetta. Una fede perfetta anche di superare le tentazioni. Come vi ho detto più volte, è utile ribadirlo anche oggi,
Non ho portato i bicchieri con me, state tranquilli. Ma è importante dire una cosa anche oggi, che quando cadiamo nel peccato non perdiamo mai la posizione che abbiamo in Cristo. Perdiamo la relazione con Dio. Amen? Amen? Non perdiamo la posizione e il diritto di figli, ma perdiamo la relazione. E ringrazio il Signore per l'introduzione di questa mattina, perché 7-8 minuti di predicazione l'ha già fatto il fratello che ha introdotto. Noi perdiamo quella comunione con Lui. Pur essendo figli, nati di nuovo, viviamo allo stesso modo di come vivono quelli del mondo. Non sprigioniamo più il profumo di Cristo. Perciò il peccato non va sottovalutato, anche se a livello giuridico non ci condanna. Il peccato va sempre giudicato per quello che è, mai sottovalutato, mai sminuito. Adesso io chiedo alla regia di proiettare una foto. Ecco qua. Qualche anno fa vi avevo promesso che avrei portato gli attrezzi del cantiere in sala, no? La promessa l'ho mantenuta. Ovviamente non potevo portare qui materialmente questi attrezzi, però io ho fatto, adesso questa mattina vi faccio una spiegazione tecnica che vi chiedo di interpretare in modo spirituale. L'avete già capito. Come potete vedere dalla foto, abbiamo un motore principale, identificato con il numero 1. Non si vede? C'è il capuccione dove? Ecco. Ah, ok. Allora, vedete che abbiamo un motore identificato con il numero 1, abbiamo una centralina identificata con il numero 2, abbiamo una macchina intonacatrice identificata col numero 3 e abbiamo un silos identificato col numero 4. Bene, voi direte, ci farà fare dell'intonaco stamattina? No, vi voglio fare una spiegazione. Proviamo ad assemblare un attimo questo impianto insieme, ok? La prima cosa da fare quando arriviamo a installare questo impianto è collegare tutto alla corrente. Quindi diciamo che la corrente rappresenta la vita di questo impianto. Una volta collegata l'alimentazione elettrica, il motore 1, la macchina 3 e la centralina 2 vengono collegati a quel silos 4 tramite un cavo sonda. Prendete queste parole in senso spirituale, vi prego. Come funziona ogni singolo macchinario? Il motore 1 ha il compito di spingere il materiale che scende giù dal silos tramite una pressione nella macchina 3. Il macchinario che permette la fuoriuscita di questo materiale dal silos è quella centralina identificata col numero 2. Riceve questa centralina un impulso tramite un cavo sonda, si apre una membrana e viene giù il materiale. Questo materiale viene spinto nella macchina 3 e la macchina 3 fa il suo lavoro, fa la sua produzione. Ricordatevi quello che vi dico adesso, sotto questo silos qua c'è una leva che è sempre aperta. Quella leva rimane sempre aperta. Ciò che chiude e apre la caduta, ciò che blocca e fa uscire il materiale è solo questa membrana comandata da quella centralina 2. Quindi queste macchine qui sono tutte collegate tra di loro tramite questo cavo sonda. La macchina 3 tramite la centralina 2, qui non farò dei riferimenti spirituali perché non mi sembra il caso, però ascoltate bene, la macchina 3 tramite la centralina 2 chiede al motore 1 il materiale, dice io ho bisogno di materiale. Il motore 1 parte, scende il materiale e lo spinge nella macchina. E vi dico un'altra particolarità, Angelo forse se lo ricorda. Quella macchina 3 c'ha un motorino all'interno,
che senza acqua non funziona, non gira, non ha bisogno solo di corrente, ha bisogno anche di acqua. Quindi ha bisogno di acqua e di tanta pressione d'acqua, altrimenti il motore non va. Quindi abbiamo fatto tutti i nostri collegamenti, tutti i macchinari sono in comunione tra loro, l'impianto funziona perfettamente e la macchina 3 è sempre piena di materiale e può fare la sua bella produzione. Pur avendo assemblato tutto nel modo giusto, cosa succede all'improvviso? E succede spesso. Succede che la macchina intonacatrice 3, che è questa, all'improvviso rimane vuota. Non arriva più il materiale. Quindi la produzione si arresta. Allora, la prima cosa che facciamo, cosa facciamo? Andiamo a controllare se il silos è vuoto. Sarà finito il materiale? No, il silos è pieno. Allora, che cos'è che ha bloccato la caduta del materiale che passa attraverso questa centralina 2? Dobbiamo trovare la causa, perché altrimenti la macchina è vuota. E se è vuota, non è adatta a svolgere la sua funzione. Una macchina vuota non serve a nulla. Una macchina che ha l'acqua e non ha il materiale in polvere non serve a nulla. Non è adatta a svolgere il compito per cui è stata progettata e programmata. Sapete che cos'è che blocca la caduta del materiale da quel silos? La corrente c'è, Deborah. Il materiale nel silos c'è, la pressione c'è, il motore 1 è collegato, è tutto perfettamente collegato. Indovinate che cos'è che blocca? Sempre oserei dire, perché la causa principale, la fuoriuscita del materiale dal silos. Dai, chi me lo dice? Ecco, ci siamo quasi arrivati. Che cosa è successo a questa membrana? Perché non si apre? Si è bloccata, sapete perché? Perché in questa centralina qui, dove c'è la membrana, c'è un'elettrovalvola che tramite il cavo sonda riceve l'impulso e quindi fa aprire questa membrana e viene giù il materiale. Sapete cosa è successo all'elettrovalvola? Si blocca spesso, sempre, a causa di un granello di sabbia. Non ci credete? Non ci credete? Un impianto così grosso viene arrestato da un granello di sabbia, sì. Lo sporco nell'elettrovalvola non fa dare l'impulso giusto alla membrana, la membrana sotto la bocca del silos rimane chiusa, la leva è aperta ma il materiale non scende. Eppure è così, un granello di sabbia, un po' di sporco, un po' di polvere fa bloccare quell'impianto così forte, così potente, capace di una potenza convogliatrice impressionante, perché quando è pieno di pressione quel silos lì è una bomba. Eppure il materiale non scende. Un po' di sporco nell'elettrovalvola, un granello di sabbia è capace di bloccare tutta la lavorazione che quella macchina è chiamata a fare. E quella macchina sono io, sei tu. Quella macchina siamo noi, che siamo chiamati a portare avanti il regno di Dio, a produrre, passatemi questo termine, per la gloria di Dio. Però rimane vuota e non svolge più la sua mansione. Cosa ci fa capire questa spiegazione tecnica, fratelli? Cosa ci fa capire questa mattina? A me questo succede spesso tutti i giorni nei cantieri, perché purtroppo lavoriamo con la polvere e quindi capita di avere questi problemi. Questo sapete che cosa ci fa capire? Ci fa capire che noi abbiamo a disposizione quel silos pieno di benedizioni, benedizioni spirituali. Noi abbiamo a disposizione quel silos e la leva è sempre aperta. Sapete cosa vuol dire? Che Dio non ci nega mai le sue benedizioni, non ci nega mai le sue ricchezze, ma è a causa di quel granello di sabbia
che non ne beneficiamo. Questo ci fa capire che non dobbiamo mai minimizzare il peccato nella nostra vita. Abbiamo fatto l'esempio l'altra volta, per chi era presente, la mezza verità, la famosa mezza verità. La mezza verità che è stata causa di tutta la trasgressione della legge di Dio. Noi non dobbiamo sottovalutare il peccato, perché vedete, la conseguenza è molto seria, la conseguenza del peccato nella nostra vita. Sì, non ci giudica più, andremo in paradiso. Questo nessuno, la salvezza non te la porterà via nessuno. Ma quanti benefici perdiamo, quante benedizioni perdiamo quotidianamente sulla terra, benedizioni che sono a nostra disposizione, ma a causa del peccato ce ne priviamo. In quel silos, stavamo dicendo, c'è ricchezza spirituale, c'è benedizione spirituale, c'è rivelazione della parola, c'è conoscenza profonda delle scritture. In quel silos c'è il progresso della santificazione, la nostra consacrazione è lì. In quel silos c'è lode, ringraziamento, adorazione. E ve ne dico un'altra, e non mi guardate male. In quel silos c'è l'esaudimento delle nostre preghiere. Chiaro? In quel silos c'è anche l'esaudimento delle nostre preghiere. Ci sono le nostre guarigioni lì dentro. C'è il sostentamento quotidiano che il Signore comunque non ci fa mai mancare. E noi perdiamo tutto questo che ho elencato per un granello di sabbia. Noi possiamo avere l'acqua, perché questa macchina qui, in questo motore qua, c'è un motorino piccolo che va solo tramite la pressione dell'acqua. Noi possiamo avere l'acqua, che è la parola di Dio, ma senza la sua rivelazione non la capiremo mai. Possiamo avere conoscenza delle scritture, ma se egli non ci dà la forza, non metteremo mai in pratica quello che conosciamo, perché tutto viene da lui. Noi possiamo avere tutta l'acqua che vogliamo, una casa piena di Bibbie, tutta la conoscenza delle scritture, ma se Dio non ti dà la forza di mettere in pratica la sua parola, tu sarai solamente una mente piena, ma sarai una macchina che rimane vuota, che non lavora per la gloria di Dio. Abbiamo bisogno dell'acqua, ma abbiamo bisogno anche del materiale, che sono le sue benedizioni, che sono la forza che lui ci dà tutti i giorni per mettere in pratica quella parola. Lì dentro c'è l'esaudimento delle nostre preghiere, fratelli e sorelle. E su questo punto voglio fare una precisazione molto importante, e voglio che mi ascoltate attentamente. Quando dico che se tolgo il granello di sabbia e sono in intima comunione con lui ed egli mi esaudisce, egli non lo fa perché sono stato bravo. Perché noi non meritiamo nulla a prescindere. Quando dico che l'esaudimento delle preghiere è vincolato alla nostra comunione con lui, ascoltate bene questo passaggio, perché io stesso ho fatto fatica a capirlo mentre scrivevo l'appunto. Quando dico che l'esaudimento delle preghiere è vincolato alla nostra comunione con lui, è semplicemente perché quando siamo in comunione con lui, noi veniamo riempiti dai suoi desideri. La nostra mente viene trasformata conforme alla sua volontà. È importante la comunione con Dio, perché è l'unico modo per poter essere trasformati da lui. E quando egli ci trasforma, ci dà i suoi desideri, ci dà i suoi pensieri, allora la nostra preghiera diventa una preghiera conforme alla sua volontà. Ed ecco che avviene l'esaudimento della preghiera.
Non perché se tu togli il granello di sabbia, quindi hai fatto il bravo ragazzo e ti sei rimesso in comunione con lui, ti spetta qualcosa. A te non ti spetta nulla. Noi meritavamo solo la condanna e la morte. Tutto ci viene dato per grazia. Ma quando noi, ritornando in comunione con lui, riceviamo, è perché quella comunione ci ha dato gli stessi sentimenti. E allora egli esaudisce le nostre preghiere perché sono in armonia con la sua volontà. È stato chiaro? Perfetto. Vogliamo leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, il versetto 31. Mi avvio alla conclusione. Leggiamo questo versetto 31 del Vangelo di Giovanni, il capitolo 9. Dice: si sa che Dio non esaudisce i peccatori. Ascoltate bene cosa dice la scrittura qua, Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Che cosa vuol dire questo passaggio? Lo provo a spiegare così come il Signore mi ha dato di intenderlo. Chi fa la volontà di Dio, a conferma di quello che dicevo prima, io l'ho inteso così questo versetto. Intanto che chi vive nel peccato non si aspetti dei grandi miracoli nella sua vita, questo sia chiaro. Chi vive nel peccato non si aspetti di vedere la gloria di Dio nella sua vita, vedrà solo sozzurre fino a quando non si ravvede, non si pente e non toglie il peccato dalla sua vita mediante una confessione sincera. Questo passo dice che chi fa la volontà di Dio viene esaudito semplicemente perché chiede a Dio ciò che è conforme alla sua volontà. Scusate il gioco di parole, lo provo a ripetere. Dice: ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello Dio esaudisce. Significa che chi fa la volontà di Dio viene esaudito perché vive sottomesso alla sua volontà. Ed essendo sottomesso alla sua volontà, eleva a Dio preghiere in armonia con la sua volontà. Torniamo sempre lì. Quindi non è che è stato bravo o meritevole, ma perché era in comunione con Dio e questa comunione aveva dato all'uomo gli stessi desideri e la stessa volontà di Dio. A conferma di quello che ho detto poco fa, leggiamo nel libro di Isaia, al capitolo 59, il versetto 2, sta scritto: ma le vostre iniquità, ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto. Era riferito al popolo di Israele, basta questo verso? Rispondete. È riferito solo a Israele? Abbiamo chiarito dall'inizio che non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo, Chiarito questo una volta per sempre, questo passo sta parlando anche a noi questa mattina. Non fate finta di leggerlo velocemente o di girare la pagina quando arrivate in questo capitolo di Isaia, perché sta parlando a noi e ci sta dicendo che quando viviamo nel peccato, Dio neanche ascolta le nostre preghiere. Dice qua una cosa molto forte. Dice: sono le vostre iniquità hanno posto una barriera tra voi e Dio. Una barriera. Sono i vostri peccati quello che hanno fatto in modo che lui nasconda la sua faccia da voi, perché egli è talmente perfetto, santo e puro che non può tollerare la vista del peccato. Adesso voi mi direte: Mario, un granello di sabbia, una barriera, dai, mi sembra esagerato, no? E dai, non esagerare, mo.
un granello di sabbia? Lo vogliamo paragonare a una barriera tra me e Dio? Sì. E l'abbiamo visto l'altra volta, il granello di sabbia. Che cos'era la mezza verità? Il granello di sabbia per Dio è come l'Everest. Intanto, rifletti su questo. Riflettete tutti, eh? Il granello di sabbia, che cosa ha interrotto tra i macchinari? Una comunione. Non c'era più relazione. Questa parola è stata usata più di una volta, sia in preghiera che nell'introduzione. Non c'era più relazione tra i macchinari. Il macchinario 1, 2 e 4 rimangono collegati tra di loro. Quello che rimane isolato è questo. E noi spesso ci isoliamo dai fratelli, dalla comunità, dal Signore, a causa del peccato. E poi abbiamo la pretesa di voler l'esaudimento delle nostre preghiere. No, le tue preghiere non arrivano neanche sotto il soffitto della sala se prima non confessi il tuo peccato a Dio e ristabilisci la tua comunione con Lui. Ho detto una cosa che non è così? Tu devi ristabilire la tua comunione con Dio, prima di tutto, per ricevere tutte le benedizioni che abbiamo detto prima. Sapete cosa dice il Salmo 50, i versetti 14 e 15? Dice, mi sono avviato alla conclusione, però ascoltate questi ultimi passaggi, ho finito. Salmo 50, versetti 14 e 15 dice, come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi, invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Cosa sta dicendo questo passo? Scusatemi, cosa dice? Per offrire un ringraziamento con Lui è necessario essere in comunione con Lui. Quindi togliere il peccato. Infatti, se non siamo in comunione con Lui, noi non siamo capaci neanche di ringraziarlo. Noi non siamo capaci di dargli un ringraziamento degno, se non è Lui che ci dà le risorse che vengono giù dal cielo. Noi non siamo capaci di mantenere le promesse fatte al Signore se Egli non ci dà la forza per mantenerle. E per avere questo, dobbiamo stare in comunione con Lui, o no? E per stare in comunione con Lui dobbiamo togliere il peccato. Noi non siamo capaci di ringraziarlo. Dice la Scrittura, noi diamo a te quello che da te abbiamo ricevuto. E per ricevere dobbiamo stare in comunione. La dirò ancora altre 20 volte sta parola, perché è importante. Questo, il Salmo che abbiamo letto prima, rimettilo Lorenzo, il Salmo che abbiamo letto prima dice una cosa molto importante, dice offri ringraziamento, mantieni le promesse, poi invocami, ristabilisci la tua comunione con Dio, poi fai le tue richieste a Dio, poi. Noi invece abbiamo spesso la pretesa di voler chiedere a Lui quello di cui abbiamo bisogno e rimanere comunque nel nostro stato peccaminoso, forse perché abbiamo sottovalutato il peccato, forse perché non l'abbiamo visto, ma chiediamoci sempre, quando andiamo in preghiera, un modo non deve essere uno schema, ma il Padre nostro stesso ci insegna questo. Quando andiamo dal Signore, la prima cosa da fare, Signore, riconosco la tua santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Prima di tutto esalta la grandezza di Dio, confessa i tuoi peccati, ristabilisci il rapporto e poi fai il tuo elenco di richieste al Signore. È una promessa che Lui fa. Dice, offri ringraziamento. E per offrire ringraziamento hai bisogno di Lui. Hai bisogno del silos, delle risorse che sono lì dentro per offrire un ringraziamento degno. Per mantenere le promesse hai bisogno delle sue risorse. Quindi significa che per avere quelle risorse devi stare in comunione. Poi
dopo invocami, non prima. E la sua promessa qual è? Cosa dice il Salmo? Rispondete, cosa dice? Io ti esaudirò. È una promessa. E ci esaudirà sempre, perché nel momento in cui lo invocheremo, avendo ristabilito la comunione, invocheremo secondo la sua volontà. E mettetevelo in testa che è sempre la sua volontà che sarà glorificata sulla terra. Tutto quello che chiederemo a lui, che non è in conforme alla sua volontà, non ci verrà mai accordato. Perciò se vogliamo che le nostre preghiere siano esaudite, dobbiamo imparare a ragionare con la mente di Dio. Dobbiamo imparare ad amare e a desiderare con il cuore di Dio. E allora le tue preghiere saranno esaudite. Ricordatevi che la leva del silos è sempre aperta. Concludo con queste parole, fratelli. Se questa mattina questa predicazione ha parlato al cuore di qualcuno, a me ha parlato tantissimo. Mi sono reso conto davanti al Signore che potremmo vivere una vita come dei principi, con delle ricchezze, le ricchezze che abbiamo a disposizione. E quando parlo di ricchezze spirituali. Invece spesso viviamo come dei miserabili. Viviamo vuoti, vuoti, siamo vuoti. E non siamo adatti al regno di Dio. Non che perdiamo la salvezza, ma non siamo adatti. Non stiamo facendo quello per cui Dio ci ha chiamati a servirlo, ad essere nella sua messe. Io questa mattina vi voglio dire questo: se il Signore veramente ha parlato al tuo cuore con un sincero pentimento, non il pentimento religioso, perché vedete, io ho individuato tre tipi di pentimenti: il pentimento gradito a Dio, poi ho individuato il pentimento della paura e poi il pentimento religioso. Il pentimento gradito a Dio è quello che ci dà la consapevolezza di aver offeso la sua santità. Siamo afflitti perché abbiamo offeso la sua santità. Il pentimento della paura è quello che ci, quando vediamo che egli comincia a disciplinarci, ci pentiamo perché dice: Signore, calmati, faccio il bravo, non lo faccio più. Quello è un pentimento che comunque Dio usa per condurci al ravvedimento, ma quello si chiama pentimento della paura. Siccome hai capito che hai offeso Dio e lui ti sta mettendo sotto disciplina, stai cominciando ad aver paura, allora ti ravvedi. Poi c'è il pentimento religioso, che è quello che, più che sentirci afflitti per aver offeso la santità di Dio, ci sentiamo feriti nel nostro orgoglio, perché avevamo fatto delle promesse che non abbiamo mantenuto. Beh, questo terzo pentimento Dio neanche lo guarda. Signore, dacci un cuore capace di pentirsi del vero pentimento. Facci comprendere, Signore, che abbiamo offeso la tua santità con la nostra mezza verità, con il nostro granello di sabbia. E allora, se sei pentito di questo pentimento, egli è pronto a perdonare questa mattina. Egli è pronto a ristabilire la comunione. E questo messaggio questa mattina lo faccio prima di tutto per me. E chiedo perdono al Signore per tutti quei peccati che spesso sottovalutiamo. Dice il salmista: ti confesso le mie iniquità, purificami dalle iniquità che mi sono occulte. Quanti peccati commettiamo che non vediamo, di cui non ci rendiamo conto, e sono quelli che ci fanno perdere le benedizioni, perché sono lì a nostra disposizione. Allora, Signore, purificaci da quelli peccati che noi non vediamo. Io mi fermo qua. Che il Signore possa veramente darci un cuore sensibile e un cuore sensibile che sappia riconoscere il peccato e confessarlo. E poi, se desideri vincere sul peccato, dobbiamo fare nostre le parole del salmista, quando dice nel Salmo 119, versetto 11, dice: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te.
Signore, ti ringraziamo. Personalmente, Signore, ti voglio ringraziare per